Splendide queste immagini, un pubblico che avrebbe meritato sicuramente una diversa prestazione, sicuramente un diverso risultato finale e purtroppo, ahimè, è arrivato uno stop, un brusco stop interno, imprevisto, stop contro il Barletta. Parleremo di questo e altro in questa puntata. Ben ritrovati, gentili, affezionati telespettatori di Anteprima Sport, giunta alla sua 18ª edizione per una puntata che si annuncia anche questa volta ricca e direi interessante, così come è interessante il volto della compagna qui a fianco a me. Grazie Fabiola. Giuseppe, sempre gentile, buonasera a tutti, a te e agli ospiti. Oh, stasera avrai un microfono tutto tuo. Sì, ecco, magari caspita. Così si sente, perché sennò ogni vogliamo apprezzare la tua voce a 360 gradi, ma ci sono anche altri graditi ospiti. E allora iniziamo dalla mia sinistra. Una lunga militanza in biancazzurro dal 64 al 73. Ultima stagione con la casacca del Martina proprio nel 72-73, 246 partite giocate con la casacca del Martina e 31 gol realizzati. Signori, qui è con noi Saverio Sciacovelli. Un bel applauso doveroso. È bandiera e basta, non voglio aggiungere altro. Saverio, benvenuto. Continuiamo con la presentazione. Un altro uomo di fascia, ma dei tempi moderni, italiano al 100%, Cedric Calombo, che oltre a essere un ragazzo simpaticissimo è uno dei alfieri, uno dei giocatori promettenti del nuovo corso del Martina, anche se tu sei scuola Lecce, sei di proprietà del Lecce. Cedric Calombo è qui con noi. Buonasera. Continuiamo ancora, non è finita qui, puntata interessantissima, vi dicevo. E abbiamo anche un altro sportivo per eccellenza, figlio d'arte, figlio del nostro amico Angelo Cervellera, che di sport ne ha praticati un po' tutti, direi, ma è anche nel ruolo istituzionale di assessore al bilancio, fresco di nomina Giuseppe Cervellera, un nostro amico, amico storico della nostra trasmissione. E allora io direi di mandare un resoconto filmato, così magari vediamo se possiamo già far intervenire Saverio Sciacovelli. È un omaggio che abbiamo fatto a te, Saverio. Vediamo questo filmato, dopodiché entreremo in studio e commenteremo. Eccolo qui, eccolo. Eccole, sono le immagini, pensa un po', Saverio Sciacovelli, che si riferiscono a una stagione 69-70. Pensa un po', 69-70, una stagione che culminò con la promozione del Martina. Per la prima volta nella sua storia, gloriosa storia, con un salto in Serie C. Le ricordi? Sì, sì, questa fu la partita con il Tricase. L'ultima partita, vincemmo 3-0. Che sancì. E ci fu una grandissima festa, anche vedendo l'immagine, anche in piazza, ci fu veramente, ricordare quei tempi veramente è stato proprio, vedi, non so descrivere. Tu le stai vedendo, non le hai viste prima a microfoni spenti? No.
A telecamere spente, le stai guardando con noi. Quella era la sede della S Martina. La S Martina, sì, esatto. Società calcistica che allora si chiamava AS Martina. AS Martina. Questi sono dei trattori, che cosa fecero? Li trasformarono, Saverio? Sì, ci fu una... ecco la squadra. È la squadra che è rimasta indimenticata. Veramente, fu una cosa indescrivibile. Macchine trasformate in un corteo, no? Un corteo, ma c'era un... festoso. Stava tutto Martina in piazza. Questo è Mimmo Scarola. Si riconoscono le immagini? Sì. Di Scarola. Guarda. Prima sei sfilato tu? Prima, sì. Le macchine trasformate, guarda, che tributo. Per la guarda. Festa. Grande festa. Questo è l'angolo di via Taranto, con via Mercadante. È vero. Guardate un po' che cosa siamo andati a rispolverare, delle immagini inedite che si riferiscono a quella che fu davvero forse la prima vera festa calcistica della città. La prima C. Del resto una C che contava dei nomi altisonanti, no? Come squadre partecipanti. La storia. Questo era il papà di Tortella. È vero? Sì, si dice, no, che buon sangue non mente. Lui pare che faceva il postino, mi pare. Super tifoso, ecco, uno dei primi super tifosi ad organizzare. Questa era la Giulia di mio padre, sì, la riconosco. Sì, la ricordo. Saverio. Era praticamente, entrarono anche le macchine sul terreno del Tursi. Un Tursi che profumava di Sansa. È vero. Io ricordo questo. È vero. C'ho questa immagine. È vero, che noi abbiamo iniziato io nel 64, il campo era terreno e Sansa. Poi, veniva bagnato, Saverio? Ma era un campo livellato, era un biliardo. Non potevi sbagliare un cross, sennò non c'era una pietra, niente. Era tenuto bene. Avevamo dalla mattina alle 6, c'era Martinuccio che si passava tutto con la carriola, no? Ogni pietra, e toglievo, il campo era veramente un... Prima di Vito Di Leonardo c'era stato anche Giovanni, no? D'Arcangio. D'Arcangio sì, era a livello di vestiario, Giovanni. Sì. Bravissimo. Questo era un quadro che riportava l'immagine di Biagio Catalano. Sì. Barese come te. Un grande. Quella squadra Biagio. Era composta da una colonia di baresi. Eravamo 8-9 baresi. Insomma, ci stiamo tuffando volentieri in questo Amarcord, grazie anche a queste immagini che tempo addietro io sono riuscito a recuperare dai filmini che si facevano con quelle telecamere che avevano praticamente un nastro che si portava a sviluppare e poi dovevi vederlo su quei proiettori che... Spesso ti bruciavano anche la pellicola se non funzionavano bene. Questa è sempre la partita con il Tricase, questa qua. Questa è l'ultima partita. Guarda sì. Quanta gente, guarda. Praticamente c'era quella tribuna che era stracolma. Piena di gente. La gradinata idem. Dalla parte della Prato invece praticamente non c'erano ancora palazzi, vedete? No. Poi col tempo, Martina. Insomma, oggi, è cresciuta di smisura. Oggi sono rimasto a vedere Martina com'è, ma dal 64 adesso trasformata proprio. Speriamo in meglio, È chiaro, chiarissimo. Speriamo. E invece che emozione ti danno queste immagini, Saverio? No, veramente, è da brividi. La ricordi quella maglia del Tricase, no? L'ultima partita quella che giocò. Era rossa, mi pare, o nera, non mi ricordo. Con delle fasce grigie. No, ma quel giorno si sentì soltanto per vincere la partita e basta. Tra l'altro il Tricase che doveva salvarsi. Si doveva salvare, ma non... Già si parlava dal lunedì si parlava già che non c'era sconto per nessuno. Non c'era scampo. Non c'era sconto per nessuno. Si doveva vincere e basta. Senti. Come infatti vincemmo 3-0. Quella squadra tu la ricordi tutta? Tutti, la vogliamo tutti. Ricordare, Saverio? I giocatori? Tutti. Tutti? Vediamo se iniziamo. Proviamo. De Jaco? In ordine? Sì, De Jaco, i terzini. Scarola? Scarola. Mario, il mediano? Mario. Pellegrini? Toscano. Saverio Toscano, Lanzone? Lanzone. Io,
Montegano. Oh, non dimentichiamo Lanzillotti, eh? Lanzillotti. Fulvio. Porca miseria. Terzino. Ciao Fulvio. Lo salutiamo. Grandissimo. Grossi? Grossi anche. Antonio Grossi che ci sta seguendo, sappiamo, perché ci ha chiamati prima. Salutiamo anche e che approfittiamo per salutare. Ciao Antonio, grande. Addirittura poi, lui ci sta seguendo da San Benedetto, in diretta streaming. Se mi permetti devo fare un saluto particolare. Un certo. Saluto veramente di cuore a Mario Laudisa. Bravo, che è stato il nostro capitano e il capitano anche del Martina e di tutti i martinesi. Mario, sei un signore, Mario. Non ci far commuovere, però Saverio, comunque sappiamo che Mario non sta attraversando un periodo proprio brillantissimo. Lo so, speriamo che ne venga fuori. Speriamo. Facciamo il nostro in bocca al lupo. Va bene. A un'altra bandiera, davvero, della storia del Martina. Un Martina che ha un certo blasone, costruito anche grazie alle prestazioni e alla vostra passione, al vostro cuore. No, prima dicevamo, no, a microfoni spenti, la differenza che c'è, non vogliamo sembrare, no, i soliti, come dire, giornalisti che vogliono fare dietrologia, facile dietrologia. Posso dire una sciocchezza. Però ci sono delle differenze sostanziali tra quel calcio e quello di oggi. Esatto, però chi lo può dire? Sono i vecchi e i giovani. Sei sicuro che se vai a un anziano dirà che quella squadra era... Se vai a un giovanotto che non conosceva noi dirà sicuramente no, questa era veramente una bella squadra. E un appunto vorrei fare, perché io mi ricordo, e veramente lo dico con il cuore, non si pensava ai soldi. All'aspetto economico. Si pensava soltanto a giocare. Poi se veniva qualcosa di premio, ben accettato. Però i soldi mai pensato, facciamo il contratto, facciamo questo, facciamo quest'altro. Ed era veramente la nostra squadra, la nostra, e penso anche questo. Era una famiglia. La partita si vinceva già dalla domenica sera. La domenica sera si diceva già, domenica andiamo a Fermo, esempio, si vince e si vinceva. Andiamo lì e si vinceva. Perché si andava veramente con il cuore. Certo. Ma il fatto stesso che giocatori come te venivano accolti da una piazza, si integravano e si esprimevano su certi livelli, su certi standard e si trovavano anche bene, si integravano nella comunità, diventavano dei beniamini e questo accresceva ancora di più l'attaccamento stesso alla maglia, quello che viene decantato spesso come... caratteristiche. E ogni anno che veniva un giocatore che veniva, non lo so, facciamo un esempio, Buffon, Chinellato, si pensava soltanto ad aiutarli, a farli inserire nella nostra squadra. Non c'era, sai, noi siamo del sud, esempio, e quelli sono, invece no, era una famiglia, la squadra, e voi lo sapete benissimo che chi vince è lo spogliatoio. Se non c'è lo spogliatoio non si vince. Non si va avanti. Insomma, ricette che andavano bene ai tempi vostri e che comunque sono sempre efficaci anche ai tempi di questo calcio che comunque ha avuto degli stravolgimenti sicuramente. Ora io non voglio colpevolizzare troppo i protagonisti del calcio di oggi, anche perché si è spettacolarizzato di più l'aspetto, no? Visto come spettacolo, magari c'era più genuinità nel prodotto calcio prima. Chi può giudicare sono i vecchi tifosi e i nuovi, quelli soltanto possono giudicare, perché se mi fanno la domanda a me dico, con il calcio di adesso tu potevi giocare? Sì che potevo giocare. O quelli che ti stanno adesso, i giovani, potevano? Ma il gioco del calcio quello è dribbling, cross, tir, gol, applausi, qualche volta qualche fischio, qualche volta, io ringraziando Dio, fischi, non ne ho presi, ho preso soltanto applausi. Oggi poi Martina, c'è questa esasperazione più atletica, vero bravo, Saverio? Bravo, bravo. Forse meno qualità, meno tecnica nei giocatori? Io, guarda, più esasperazione più bravo, nei ritmi? Io voglio dire, lo dico non perché voglio fare... Io vedo a livello di Serie A che quando fanno un calcio d'angolo alzano la mano. Perché alzate la mano? Poi fanno il calcio d'angolo e arrivano neanche ai 12 metri la palla.
non so se hai fatto caso. E io, se devo preparare qualcosa, lo preparo negli spogliatoi. Allora si alza la prima volta la mano, almeno quando giocavo io, questo tipo di calcio d'angolo: primo palo, secondo calcio al dischetto di rigore, terzo, e man mano si fa, senza che io alzo la mano, così alzando la mano tiro soltanto l'attenzione all'avversario. Allora qualche schemino stanno facendo, invece no, deve essere il calcio, la sorpresa. Se non c'è sorpresa, non c'è... Ad esempio, porto sempre un esempio, scusatemi se io voglio, adesso io non lo so, che il Martino non lo seguo, lo seguo soltanto tra i giornali, non c'è uno che sa saltare l'uomo, perché saltando l'uomo la squadra mia diventa due in più, perché mentre io dribblo il mio avversario, stai sicuro che viene un altro a chiudere, è lì che devo mettere la palla, perché siamo numericamente di più. Oggi si parla di collettivo. Oggi soltanto non ce la faccio. Collettivo, passi collettivo. Indietro. Pressing. Passi indietro e passi indietro. Ma fa? Pressing asfissiante. Io mi ricordo, io parlo del 57, avevo allenatore Fusco, non voleva il passaggio indietro al portiere e dicevo giustamente, il gol si fa a quella porta e basta. Passaggio indietro, niente. Il primo che passa indietro, il passaggio, fa il passaggio indietro. Beh, domenica col Barletta noi ne abbiamo visti un po' di passaggi indietro, comunque abbiamo toccato dei temi importanti, ci siamo tuffati in questo Marcord. Ricordiamo che abbiamo Saverio Sciacovelli qui, una bandiera, un'icona, ecco, non trovo altri termini, no? Grazie. Di un Martina vincente, di un Martina che ci riporta alla memoria un periodo storico che fu esaltante con la conquista della Serie C. Non ci stancheremo mai di dirlo, per la prima volta nella storia, con la guida Benito Semeraro, con qualche merito pure di mio padre, che tu ricordi bene. Certamente, Saverio? E anche dei fratelli correnti. Come no, come no. Dobbiamo ricordare persone tutti. Che erano molto vicine. E anche il Dino. Franchino Ondeggia, Dino, io so Dino, che era... Dino, che lo vorrei salutare, se lui sta ascoltando, ti saluto Dino. Certo, certo. Torneremo con Saverio Sciacovelli. Intanto volevo soltanto quei due fermi immagine, così vediamo se si li ricorda. Saverio, vedi che cosa abbiamo preparato per te? Bellissimo. Lavoro di regia. Tu ti mettevi sempre sulla sinistra, lì. È vero? Sì, è quella vero. Mascotte pure te la ricordi, no? Sì, sì, sei tu. Infatti. Guarda, Buffon, un po' Tria, questa, è questa era la premiazione. Le 200 partite, questa qua. Per 200 partite con la maglia del Martina. Lì c'è Carrano. Carrano, Somma e Cesari. Riconoscibile Carrano, Angelo Carrano che salutiamo. Grande, 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 grande. Somma e Cesari. E Cesari, Renato. Tutti nomi importanti. Oh, finiamo quella formazione e poi passiamo agli altri ospiti. Dicevamo, andavamo da Montegano, li stavamo elencando tutti. Stavo io, Barbieri e Montegano. Barbieri e Montegano. C'era un Bonaldi pure? O Panozzo? No, c'era Bonaldi e anche Panozzo. C'era Alpini pure. Alpini, Alpini. Sì, il compianto non... Alpini. Sì, nomi importanti. Sapevo. Nomi tutti importanti. Ho detto, aveva una bellissima squadra. E insomma, grandi ricordi. Però c'è da passare al Martina di oggi, Fabiola? Sì. C'è da raccontare qualcosa anche sui tempi nostri. E a proposito, c'è un cursore di fascia che non è casuale, la tua presenza qui. Cedric Calombo, quest'anno una quindicina di presenze con la casacca del Martina. Hai visto, chi veniva a Martina a quei tempi si affezionava, no? Vuol dire che, insomma, c'era questo attaccamento, no? Fatidico. C'è entusiasmo, c'è entusiasmo. Ho notato che a Martina c'è parecchio entusiasmo. Speriamo anche di poter... Hai visto che curva lunedì ha accolto la squadra? Ma ogni domenica ormai vedo il Tursi, la curva fantastica. E riferendomi, mi voglio riferire alle immagini di prima della festa della prima promozione in Serie C del Martina. Sì. Speriamo anche quest'anno a maggio di fare una festa simile con la nostra permanenza. Bravo. Che bravo, bravo, è vero, è una conquista importante anche questa, una salvezza in una categoria così difficile, in un girone così attrezzato di squadre non solo blasonate, ma
squadre ambiziose. Del resto il fatto stesso che il Lecce ancora lì è in lotta per addirittura per conquistare il terzo posto la dice lunga su quelli che sono stati i valori del campionato del girone. Quindi una salvezza in questa condizione, con questo girone, sarebbe davvero da salutare come una promozione. Come no? Hai detto bene. Parliamo di te, Cedric. Tu, scuola Lecce, hai trovato una colonia di leccesi, eh? Sì. Sì, gli amici Bleve, con il quale Bleve, no, lo stesso Brunetti che ha giocato poco sì. quest'anno, poi già conoscevo Fabiano già lo conoscevo ai tempi del Lecce del 2011-2010 e poi anche una colonia diciamo di salentini a partire dallo staff, il nostro consulente di mercato Gerry, abbiamo una colonna di salentini qui a Martina. Senti Cedric, parliamo del gruppo, prima dicevamo a microfoni spenti, questa squadra è capace di tutto, è capace di sfoderare prestazioni davvero riguardevoli come è successo con il Foggia per esempio, no? Partite che hanno fatto andare via il pubblico davvero esaltato, ecco, da queste prestazioni. Certe volte però questa squadra si inceppa. Che cosa succede? È successo col Barletta. Non è stato proprio un approccio, come dire, convincente quello avuto dalla squadra. Perché, secondo te, tuo avviso? Il gruppo c'è, le vittorie le basiamo sulla compattezza e la forza di questo gruppo che è fantastico. E ogni tanto magari può capitare che il motore si inceppi e la squadra magari non riesca a ingranare e i risultati vengono meno, però come abbiamo dimostrato già con le vittorie di Lecce, Catanzaro, lo stesso Foggia, siamo in grado di fare qualsiasi cosa, l'abbiamo dimostrato in questo campionato. Allora Beppe, spendiamo qualche parola ancora per questo pubblico fantastico. Il pubblico di Martina quest'anno si sta questo calore, per questa presenza massiccia e devo dire per questa maturità anche, perché no, che sta sempre crescendo, però non sempre la squadra ricambia al meglio, ecco, non voglio essere polemico, però ecco, nel caso di lunedì mi aspettavo qualcosa di più dalla squadra, onestamente. Ma sì Giuseppe, due cose, sul pubblico io uso a volte i social network e mi è capitato in più di un'occasione di rimarcare l'attaccamento alla squadra di questi tifosi, veramente un atteggiamento incredibile, un atteggiamento da tifoseria che merita, che ha dimostrato di meritare la Lega Pro. Certo. Io sono certo di questo, lunedì sera ancora una prova, una dimostrazione veramente che mi ha lasciato, non dico soddisfatto, di più, perché vedere quella curva in quella maniera, attrezzata in quella maniera, i ragazzi si sono spesi fino alla fine, fino all'ultimo minuto, ci hanno sempre creduto e dimostrano quella maturità essenziale direi per militare in queste categorie, non è da tutti, io ho visto altre tifoserie e credo che quella di Martina veramente si sia distinta sia per calore, per passione, per attaccamento ai colori e sia per diplomazia, per buona condotta. L'altra cosa, la squadra, io capisco la nostra delusione perché siamo tifosi e chiaramente vogliamo che il Martina vinca ogni partita che disputa, però è chiaro che come diceva prima Cedric il meccanismo a volte si può anche inceppare, può capitare che la squadra non riesca a esprimere tutta la sua forza. Io a proposito di gruppo vorrei fare i complimenti anche a mister Ciullo perché non voglio dimenticare quello che lui sta facendo in questo campionato, la squadra è sempre ben messa in campo e mostra sempre compattezza e questa cosa l'ha fatta giocare molte volte veramente molto bene, ci hanno fatto complimenti anche da altre parti e quindi il lavoro di Ciullo si vede, è chiaro il meccanismo si può inceppare, però io vorrei che noi ci soffermassimo sulla importanza della categoria che stiamo disputando. Cioè noi, io ero a Bisceglie ieri, parlavo con alcuni dirigenti del Bisceglie e dicevo a loro che per noi la Lega Pro, la Champions League, no? Per il Martina disputare questo campionato, anche se viene da tradizione calcistica importante il Martina, sì, sì. Però disputare questo campionato non è da tutti, noi siamo fra le prime 5 squadre pugliesi, cioè vorrei che non ce lo dimenticassimo mai questo aspetto e magari forse crederei ancora più entusiasmo per questa cosa e credo che il popolo martinese, il tifoso martinese lo sta dimostrando, ma può farlo secondo me ancora di più.
Sa cos'è? Che nei derby in effetti va valutato anche l'aspetto, come dire, agonistico, ma anche, come dire, quella forza che scaturisce dalla grinta, che nei derby deve essere un'arma in più. Ecco, magari vorremmo vedere quello stesso atteggiamento che ha avuto col Foggia, magari, no? In certe occasioni. Però ecco, quello che magari ho sentito rimproverare alla squadra in questa circostanza è che si colgono queste occasioni per vedere di nuovo il Tursi vestito a festa. Magari quella stessa gente che in quella circostanza è venuta, si è convinta e si è riavvicinata dopo un periodo magari di allontanamento, proprio in quella circostanza, nel derby, la squadra non lo premia. Ecco, io non voglio dire che, per carità, ci sia stato un impegno non soddisfacente, però ecco, in quelle circostanze andrebbe incoraggiato, e io sono sicuro che con la Casertana avremmo visto veramente un Tursi stracolmo se si fosse fatto risultato. Ecco, questo è il mio rammarico. Non voglio fare un processo alla sconfitta, perché il calcio e i campionati sono fatti di vittorie e di sconfitte, bisogna anche saper perdere. Però ripeto, quello che ti fa rimanere male anche da addetto ai lavori è che proprio in quelle circostanze in cui si è riavvicinato il grande seguito, la squadra tradisce, tra virgolette, ecco, non voglio essere frainteso. Sì, certo, no, la tua disamina è perfetta. È normale che nel cuore di ogni tifoso vincere un derby è altamente importante, e magari sì, è vero, ha mancato l'appuntamento proprio nella serata in cui ci si aspettava maggiore grinta, maggiore determinazione, maggiore voglia di vincere. È vero, questo un po' è mancato, però pensiamo al futuro, ecco, pensiamo già, sì, a domenica, sì. Pensiamo con la Casertana di fare risultato, perché ci manca davvero poco, secondo me, alla salvezza. Noi dobbiamo raggiungere quel traguardo che è fondamentale alla luce di quello che può essere un altro campionato di Lega Pro che ci deve vedere ancora protagonisti. Eh certo, ciò che dice Giuseppe è anche condivisibile, ripartire dalle cose importanti costruite anche da questo gruppo. Oh, non dimentichiamo che la zona rischio è a 8 lunghezze e che quindi potrebbe essere un patrimonio questo qui, chiaramente se gestito con oculatezza e senza commettere tanti altri passi falsi come quello interno col Barletta, che ahimè purtroppo brucia ancora. Saverio, i derby, dicevamo, sono gare a sé. I derby vengono vissuti in settimana, vengono preparati, vengono amplificati, gonfiati, però alla fine, no, sul piano dei nervi, la squadra che magari segna prima, no, può giocare su questo vantaggio. Cioè, sono gare che si vivono su un equilibrio davvero vero, sottile. I derby sono sempre derby, però dipende, io dico sempre che dipende anche durante la settimana, perché la partita, se tu la prepari durante la settimana, stai sicuro che il risultato lo fai. Però si incomincia, speriamo, 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 tu non devi sperare per niente proprio, devi andare in campo per vincere. Poi se viene la sconfitta, se viene un pareggio, pazienza, però si va sempre per vincere, perché io faccio dal lunedì, martedì, mercoledì allenamento per fare che cosa, e poi arriva la domenica e dico, no, si vince e basta. Poi senti, Saverio, tu sei uno che insegna calcio ancora, no? Io sì, posso fare il nome. Perciò ti mantieni così, in forma. Posso fare il nome da scuola calcio? Come no? La scuola calcio è di Cagna Brescia, e ho i bambini dai 5, 6 e 7 anni, praticamente l'ABC del calcio. E onestamente mi piace, stando con loro, guarda, mi fanno sentire giovane. Io quando parlo con un bambino di 5 anni, non sto parlando con un bambino di 5 anni, sto parlando con un ometto. Se tu vedi, ci sono dei bambini di 5 anni che sono già ometti, parlano già che io, calma, se no... Insomma, per la carriera poi futura è importante non gettare le basi bene, calcio, no? Ma nel calcio e in tutte le parti, nei primi passi, ci sono tante insidie, sia al lavoro, sia al calcio. Sì, io so giocare, ecco, però poi alla fine c'è qualche cosa che
si può inceppare e non si può inceppare. Giusto? Certo. Ok. Cedric, stiamo toccando dei temi importanti. Per fortuna tu parli l'italiano meglio di noi, sì. Quindi ci stai seguendo benissimo. Senti, veniamo ai tempi nostri. Tu, scuola Lecce, una scuola importante anche quella, che ha prodotto negli anni grandi talenti. Io voglio solo citare, che so, i vari Moriero, Garzia, Conte, Causio, per andare più in Vucinic. Come no. Poi tu hai un maestro qui in questa squadra, un certo Fabiano, che la Serie A l'ha fatta pure. Sì. Senti, è importante pure il ruolo di Fabiano, vero? Sì, è importante il ruolo di Fabiano perché dall'alto della sua esperienza noi siamo una squadra giovane, partiamo che noi siamo dal presupposto che noi siamo una squadra giovane. Avere della gente come Fabiano che ha disputato campionati importanti in categorie anche superiori ti aiuta perché dall'alto della sua esperienza ti dà consigli, ti riesce a, anche in campo ti trasmette serenità, sicurezza e quindi puoi stare diciamo tranquillo da questo punto di vista. È un giocatore poi che sorride, a me piacciono quei giocatori che sorridono. Non è mai cupo, è sempre sorridente, questo fa piacere sia a me che a tutto il gruppo. E a proposito di Fabiano, lui ci mancherà domenica, Mancherà Fabiano, però in squadra siamo 24, manca Fabiano, entrerà qualcun altro al suo posto che darà il 100% e farà del suo meglio per portare a casa il risultato, perché è quello che dobbiamo fare domenica. Tu sei stato impiegato una quindicina di volte, una quindicina di presenze, però sei qui già dall'anno scorso. Sì, sono venuto qua in prestito a gennaio dell'anno scorso e sono rimasto anche il resto, cioè tutta questa stagione, perché voglio conseguire insieme a tutta la società, a tutti i miei compagni, l'obiettivo della salvezza. E vedendo le giornate, i punti che ci mancano per la matematica, diciamo che ci siamo quasi. Nel tuo ruolo senti di avere molta concorrenza o comunque hai sempre, credi nelle chance, no? Di trovare magari più spazio in questo finale di campionato? In una squadra ci deve essere della sana competizione. Un po' chiuso da De Giorgio, insomma, voglio dire, perché sta facendo bene lui. Sì, ma no, non anche se tu puoi giocare anche a sinistra, tranquillamente. No, non ho nulla contro De Giorgio, che è un amico, gli voglio troppo bene. E come ho detto prima, c'è la sana competizione, e se gioco io non gioca lui, se gioca lui non gioco io, ma questa non fa tanta differenza. L'importante è che chi scende in campo dei due deve dimostrare di meritare quel posto. Intanto, a proposito di giovani, c'è una notizia: lo sloveno in forza al Martina, e mi riferisco a Pivkovski, svedese. È svedese di nazionalità, però gioca con la Slovenia, è stato convocato per la gara Macedonia-Slovenia Under 21 e quindi insomma una bella notizia anche, no? Sì. So che lui non si è allenato oggi perché è partito per questo ritiro. Sì, è già con la nazionale. Si aggregherà lunedì. E invece a proposito del prossimo impegno, mettiamo da parte questa gara andata male, Cor Barletta, scordiamocelo, come diceva Giuseppe Cervelera, pensiamo al futuro, anche perché è un futuro che non spaventa, alla luce proprio di questo bel bottino che ha realizzato il Martina e che per ora tiene a debita distanza la zona pericolo, che dista, lo ricordiamo, 8 lunghezze. Rivediamola allora, la classifica con una videata che il regista Francesco Turnone ha preparato, eccola qui. La lotta per i primi posti vede coinvolta Salernitana, Benevento, Casertana e Juve Stabia. Anche il Matera e il Lecce sono lì in una posizione subito, no? di vantaggio rispetto alle altre per la conquista dei due posti utili per partecipare alla fase playoff, che potrebbe dare la possibilità
di accedere in Serie B, mentre la prima va di diritto. E il Martina, ahimè, dovrà affrontare proprio Casertana, vediamo di nuovo magari la videata, ma Casertana, Lecce, Matera, Giuseppe aiutami, quindi voglio dire avversari importanti. Come state preparando questa gara con la Casertana? Il mister che cosa vi sta facendo fare, diciamo, in prospettiva di questa partita così delicata, che ora assume un'importanza, direi, vitale? Penso che lo si capisca da soli che dopo la prestazione di domenica, dopo il risultato di domenica, ci dobbiamo riscattare immediatamente. Ne abbiamo l'opportunità contro la Casertana e abbiamo anche un vantaggio di sfruttare il fattore campo, che il fattore campo quest'anno ci ha veramente aiutati. Senti, questa Casertana che è tra le squadre ambiziose del campionato, all'andata ha sconfitto il Martina. Vediamo come sono andate le cose, perché abbiamo qui un filmato che abbiamo caricato in regia, e allora vediamolo. Ecco, una sconfitta, la ricordi tu? Sì. Vero, Cedric? Per 2-1, passammo pure in vantaggio. Martina che passò in vantaggio, sorprendentemente. Che avevate, le casacche di allenamento? Che vedo queste... No, la seconda divisa. È la seconda divisa? No, il Martina è quella con le... Quello giallo, sì. Ma dico, la Casertana aveva questa strana, no? Che poi non lo so, belle maglie, l'arbitro che ha concesso un giallo fucsia, è un giallo, come dire, quasi evidenziatore contro il giallo del Martina. Ma mi sa che poi cambiarono la casacca nel secondo tempo, se non ricordo male. Sì. Perché fu, non so, una scelta poco felice. Evidentemente l'arbitro poi ha fatto cambiare le casacche. Ma invece, venendo alla partita, la ricordi tu, no? Sì, me la ricordo. Non fu proprio schiacciato il Martina? No, anche perché Magrassi ci portò in vantaggio. Poi nel secondo tempo loro non fecero molte azioni da gol. Questo è il gol di Magrassi. E su due azioni loro dalla nostra destra... Ecco, rivediamo questo gesto. La palla fu alzata, fu toccata e fu lesto Magrassi. Magrassi che ci sta mancando in questo periodo, sì, no? Si sta recuperando dopo l'infortunio subito in casa. Ciullo non ha grandi alternative, insomma, in prima linea. Sta dove, no? Deve fare di necessità di virtù, insomma. No, ma tanto quando abbiamo comprato Pepe, che può fare tranquillamente la seconda punta, poi come alternativa abbiamo sempre Caruso. Oh, parliamo delle condizioni del gruppo. Ecco, questo è il gol, che è arrivato con un tiro dalla distanza. Casertana che torna con una divisa più calcistica, devo dire. Infatti, fu... Nella Casertana tra l'altro militano due ex, Salvatore D'Alterio, ex Martina, Terzino, e Nicola Mancino, che è uno che ha dato qualche dispiacere al Martina, anche se hanno un po' di problemi a centrocampo. Sono out Marano e Carrus, così come Ivan Rajčić, che sono un po' i nomi di spicco. Ma non bisogna cullarsi, no? Sulle disgrazie altrui. No. Vero, Cedric? Hai detto bene, hai detto. Il nome dice poco, è la domenica alla fine è quello che conta. Infatti. Oh, insomma, bisogna far tornare a far valere il fattore campo a questo Martina, eh? Giuseppe Cervellera, sei d'accordo? Sì, domenica bisogna assolutamente fare 3 punti, dobbiamo, come detto prima, portare a termine questo campionato e cercare di trovare la salvezza nel più breve tempo possibile, anche perché io sono del parere che mi piace che la società deve programmare con tranquillità il futuro anche per la prossima stagione, e quindi si potrebbe dedicare con largo anticipo a programmare appunto quella che
potrebbe essere la seconda stagione consecutiva storica, a questo punto direi, in Lega Pro. Il fattore campo a Martina è sempre stato una cosa determinante, una caratteristica determinante. Il nostro Tursi è una specie di fortino dove il pubblico, come diceva prima il grande Saverio, faceva spesso la differenza, in quanto si trova proprio a ridosso dei calciatori, dei giocatori, e mette quella giusta pressione ai giocatori, sia ospiti che soprattutto i nostri beniamini, i quali riescono a trovare giovamento da questo attaccamento, da questo tifo che i nostri spettatori fanno, e quindi possono dare il meglio di sé. Quindi nella maggior parte delle volte noi abbiamo visto il Martina vincere in casa, e questa è la spiegazione. Io spero, il mio auspicio, l'auspicio di tutti, che il Martina possa condurre questa vittoria e quindi possa trovarsi quindi a mantenere quel giusto livello di tranquillità rispetto alla quintultima, che abbiamo visto si trova a 8 punti di distacco. La cosa che un po' preoccupa è quelle quattro squadre che sono davanti, con la Casertana, c'è anche il Matera, c'è anche il Lecce, che si giocano appunto di quelle 5, 4 soltanto faranno i playoff, e quindi la Casertana in mezzo a quelle 5 squadre, a 2 punti c'è, abbiamo visto, il Lecce, c'è il Matera, e quindi anche la Casertana verrà a Martina cercando di fare il risultato, ma noi dobbiamo esprimerci al meglio, perché la nostra salvezza è talmente importante che non possiamo lasciarci sfuggire l'occasione di fare punti in casa. E chissà che questa volta invece il pronostico non venga sovvertito a nostro favore. Saverio Ciacovelli, la Casertana l'avrai affrontata anche tu in quegli anni 70, vero? Sì. E non la passava liscia qui, no, a Tursi? No. Mi ricordo il primo difficilmente anno, lasciavate punti, no, voi. Il primo anno abbiamo perso lì 1-0 e poi abbiamo vinto in casa. Poi mi pare 0-0 e 0-0. Non era a quei tempi la Casertana. Aveva, mi ricordo, un bel centravanti, Fazzi, che faceva veramente la differenza, che lui, secondo me, poteva giocare anche in Serie A a quei tempi. Però è rimasto a fare la Serie C, male per lui. Pure la Salernitana, sorridente. La Salernitana. No? Antagonista. Ma mi hai ricordato la Salernitana? Sai che quando andò in B il Sorrento, chi ha rovinato la festa alla Salernitana è stato il Martina. Perché sì. andammo a Salerno e facemmo 1-1. Perdevamo 1-0. Al posto, non lo so, potevano fare anche il secondo gol. Arretrarono la squadra e noi dalle dalle Lanzone fece il gol. Beh, ti dico che siamo stati 3 ore nella caserma dei pompieri, perché ci fu un non lo so che cos'è che era successo. Praticamente stavamo 3 ore nella caserma dei pompieri, e meno male che i pompieri ebbero una chiamata. Così soltanto si poteva mangiare qualche cosa, che loro stavano mangiando. Lasciarono mangiare, via. Beh, l'aneddoto da te lo volevamo. Meno male. Senti, un altro però ce lo devi raccontare. Quell'anno sì. Qui abbiamo dato 3 gol al Tonino Zizzi, scommetto. Zizzi segnò. E vincemmo 3-0, però andò il Sorrento in Serie B. Certo, un altro aneddoto me lo devi raccontare. È una bella storiella. Che cosa succedeva quando il Martina segnava, la Ulissa si avvicinava a te? C'era, era una prassi, guarda, no? Era una prassi che si faceva il gol. Un po' come il trenino del Bari. Però secondo me era veramente una cosa ingenua, una cosa veramente proprio bellissima. Io andavo incontro, Mario Laudisa, tu lo conosci, un omone, certo, di un 80, un 85, gli andavo incontro, mi prendeva in braccio, e si andava sotto la tribuna dove io con il labiale facevo con le mani Martina, e man mano che aumentava le mani, Martina. Io ce l'ho ancora impressa. Poi, e poi la gradinata si offesero, e allora si faceva una volta e quindi alternavi. Ci doveva veramente, insomma, grande tradizione anche nel tifo. E a proposito di martinesità, ci ha dato l'assist per vedere queste immagini che abbiamo per questa rubrica Martinesità Estrema di questa settimana. 3 nuovi stendardi che vengono mostrati in curva. Ti immagini se fosse sempre domenica il titolo di uno? Da una vita, questi li riconosco, sono i ragazzi del gruppo compatto che sono
sempre presenti in trasferta. E, insomma, sono significativi questi messaggi di attaccamento alla squadra. Quest'anno, dicevamo, una crescita esponenziale del tifo e della maturazione proprio di questo tifo, della maturità, perché no, dimostrata, va sottolineata, e lo faremo settimanalmente anche in questa rubrica. Ringraziamo a tal proposito degli telespettatori che noi abbiamo, eccellenti, settimanalmente ci mandano i messaggi di ringraziamenti anche i fuori sede, che sono Angelo Semeraro da New York, pensate, ci segue attraverso il sito Anteprima Sport, Gianni Semeraro e Antonio Tortella, che praticamente sono tra i promotori di questo gruppo Martinesi fuori sede, hanno creato questa aggregazione che, insomma, è abbastanza eloquente sia nel titolo che nei propositi. Sono sempre presenti quando il Martina si avvicina dalle loro parti, ma sono sempre presenti anche quando il Martina gioca in casa, pronti ad affrontare dei viaggi. Ecco, io li prendo come esempio questi ragazzi, perché davvero sono da complimentarsi con loro, no? Da ringraziare, perché davvero un attaccamento esemplare. Fabiola, però, non far parlare solo me, adesso è il momento di gloria per te. Sì, tu lo sai, Giuseppe, che io ho sempre una domanda. Scommetto che ti hanno ispirato una domanda. Sempre. Quindi io allora, mi riferisco a Cedric. Ti chiedo se, nonostante la preparazione fisica, mentale, che ogni giocatore deve affrontare prima di entrare in campo, prima di una grande sfida, se ti è mai successo di avere la consapevolezza di non farcela magari un momento prima, perché comunque mi rendo conto che si tratta di voler sempre primeggiare, di voler dare il massimo, per cui ti chiedo se c'è magari, nonostante tutto, questo piccolo attimo prima di entrare in campo e sapere di non farcela. Mi piacerebbe sapere le tue, come dire, le sensazioni a riguardo. No, vivo per la domenica, quindi non... Oggi è giovedì, spero che domani sia domenica, così arrivi subito la partita. Finita la partita di domenica, vorrei che il giorno dopo fosse domenica di nuovo. Vivo la domenica e solo quello aspetto. Quindi arrivi sempre preparato? Sempre preparato, sempre quello. Però dico, non ti è mai capitato di avere un po' di paura, sapere magari di avere qualche, non so, no? Di non farcela magari? Mi hanno sempre insegnato che se hai paura a calcio non puoi giocare. Questo mi interessava sapere questo. E poi, Giuseppe, non basta, perché io ho una domanda anche per Saverio. Bene. E cioè, se trovi delle differenze non solo per quanto riguarda la mentalità dei giocatori di una volta e quelli di oggi, e se trovi differenze, parlando diciamo di un ambito prettamente calcistico, se trovi delle differenze per quanto riguarda magari le tattiche nel gioco. Sicuramente ci sono, però... Io devo rispondere, perché a livello di tattiche, io, questo è un mio pensiero, si inizia a palla a centro e vedi il 4-4-2 o il 4-3-3 o il 5-3-2, però poi quando la squadra avversaria o si fa un gol, si vede già che non c'è più né il 4-3-3 né il 4-2-2 e via dicendo. Io dico sempre che la tattica non si vince soltanto, l'allenatore dice allora andiamo in campo, facciamo così, 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 no, c'è la giocata del singolo giocatore. Se c'è la giocata del singolo giocatore, uno, due, tre, allora si può, se no tatticamente io non ci sono né al 4-4-2 né al 4-3 né le chiacchiere. Insomma, alla fine conta il talento, l'uomo, il giocatore di talento, il giocatore di spicco, anche nel calcio moderno, secondo quanto ho capito, sì, può fare la differenza, sì. Nonostante l'esasperazione dei ritmi, dei pressing vari. Ma se nasce il giocatore, la giocata sa fare, non esiste, né l'ho detto prima, né il 4-2-2 e il 4-3, non esiste proprio, c'è il giocatore che fa la differenza. Se il giocatore fa la differenza, si vince la partita. Se non fa la differenza, è chiaro che poi, come dicevo prima, la palla, cerco di non dribblare l'avversario, la passo indietro. La mezzala passo indietro ancora. Indietro ancora al portiere.
Ma a me non mi piace questo gioco. Questo... Parola di Saverio Sciacovelli. E allora, a proposito invece del prossimo impegno, Casertana, vediamo chi sarà l'arbitro di questa sfida. E magari facciamo anche una scheda, un resoconto di quello che è stato l'arbitraggio invece relativo all'ultima gara giocata contro il Barletta al Tursi. Veniamo alla consueta rubrica settimanale dedicata ai fischietti incrociati sul percorso dal Martina Franca. Veniamo all'arbitro Baldicchi di Città di Castello, fischietto di Martina Barletta, terminata con il risultato di 0-1 di lunedì scorso. Non vive una giornata memorabile sul terreno pesante del Tursi, dove consente fin troppo le giocate al limite della correttezza. Non sempre presente in prossimità delle azioni, corre poco e male, a discapito anche delle decisioni prese spesso con ritardo ed esitazione. Non fanno meglio di lui gli assistenti, sbagliando qualche chiamata sul fuorigioco inesistenti. Baldicchi consente inoltre le reiterate perdite di tempo al portiere Liverani senza mai intervenire. Prova nel complesso insufficiente, voto 5. L'arbitro di Martina Casertana invece sarà il signor Pelagatti di Arezzo, alla CAN Pro dal 2011, e sarà assistito dagli due guardialine Gentilini di Lugo di Romagna e Tamburrini di Faenza. Ha diretto in totale in questa stagione 14 gare, 5 volte il segno 1, 4 volte X, 5 volte il segno 2. In totale ha combinato 71 gialli e 3 rossi. Insomma, c'è un altro particolare da aggiungere, l'unico precedente con il Martina del signor Pelagatti risale alla 23esima giornata, esattamente a Ischia Martina, terminata col risultato di 1-0, ahimè, in favore dell'Ischia. Cedric, te lo ricordi quest'arbitro? Che comunque sorvolò, secondo me, su un rosso che andava combinato su un fallo su Pepe, se non ricordo male. Sì, sì, sì. Inizio gara. Ma sentendo i dati, non porta bene quest'arbitro. 4 volte l'1, 5 volte il 2... speriamo domenica in cambio di rotta, se no la vedo male. Vabbè, diciamo che qualche errore per gli arbitri ci può anche stare. Beh, quello di domenica non mi è piaciuto, onestamente. Tutte quelle perdite di tempo, nel secondo tempo non so, si sarà giocato forse un 20 minuti in tutto, in totale, forse anche meno. Ha iniziato a perdere tempo, mai successo, che io ricordi. Dal primo tempo ha iniziato a perdere tempo sui rinvii e non c'è stato neanche un richiamo da parte dell'arbitro. Non dico la sanzione, ma neanche il richiamo. L'arbitro... Strano. C'è casi che magari era andato in confusione, però perdere tempo già dal primo perdere tempo già dalla prima frazione di gioco è stata veramente un'esagerazione. Poi secondo me anche questo atteggiamento del portiere di Liverani magari cercava anche di spazientirci, magari farci innervosire, e a sua volta per me un po' di timore nei nostri confronti ce l'avevano. Senti, al di là di questo, comunque quando ci si vede poco calcio, poco spettacolo, ma ecco, si vede più manfrina, perdita di tempo, a perderci è comunque sempre, no? Lo spettacolo, il calcio in sé per sé, anche se si dice magari il fine giustifica i mezzi, no? Ci potrà dire l'allenatore del Barletta, vero? Giustamente Corda potrà dire questo, però queste perdite di tempo, queste, come hai detto te, manfrine e altro, danno poco... Hanno poco di calcio. Poco spettacolo, poca emozione... Trasmettono invece più rabbia, più rammarico. E contrastano un po' con la definizione Lega Pro, sì. Pro, quel pro che dovrebbe dire, no? Professionisti. Significare professionisti. Ma in quelle perdite di tempo c'è poco di professionismo. Beh, non vogliamo fare i puristi del calcio stasera, però consentite, cioè, non ci piace vedere, assistere a certi
certe poco atteggiamenti. edificanti, sì, insomma, situazioni. Beppe Cervellera, io vorrei tornare a parlare di te, di Sì. Martina, ricordando che comunque tu sei entrato a far parte di questa squadra di amministrazione comunale Sì. che è stata sempre vicina, devo dire, alle sorti della squadra calcistica, consapevoli che comunque una squadra di calcio è sempre un bigliettino da visita dell'intera comunità, anche se una comunità è fatta anche da altre realtà sportive, come ci diceva l'amico Stefano Coletta, anche lui ospite in un'altra trasmissione. Sì, è chiaro che chi, quando ti trovi a amministrare una città così importante come Martina Franca, devi dare medesimo spazio, la stessa dignità a tutti gli sport che, ricordiamo, Martina, c'è cioè il basket che è una bella realtà, la pallavolo è una bella realtà. Io che devo dirti, io sono un po' di parte perché ho visto il calcio da quando ero bambino, evidentemente sono legatissimo a questo sport, amo il calcio e ho seguito il Martina fin da quando ero bambino E noi e ti comprendiamo. continuo a farlo, quindi non posso negare l'evidenza e quindi sono di parte. E certo, come tu hai detto, il periodo che vivono le amministrazioni comunali, gli enti locali in genere, non è dei più felici, questo vale da Aosta sino a Caltanissetta e per poter permettersi, lo devo ripetere, una Lega Pro anche a livello dell'amministrazione comunale è davvero faticoso perché non voglio dimenticare, anzi voglio ricordare le somme che l'amministrazione comunale ha investito nello stadio Tursi per renderlo idoneo per disputare la Lega Pro. Per fortuna voci mi giungono alle orecchie, visto che faccio anche l'assessore al bilancio e quindi devo dare anche un occhio alle casse comunali, per fortuna mi giungono voci positive per l'anno prossimo, nel senso che il campo Tursi è sostanzialmente omologabile anche per l'anno prossimo, quindi non dovremmo avere problemi per disputare il prossimo campionato di Lega Pro. Campi alternativi, avvocato, c'è questa problematica. La squadra è costretta ad allenarsi a Putignano Sì. e quindi bisognerebbe trovare una soluzione a stretto giro, insomma, di tempi per consentire alla squadra gli Sì. allenamenti infrasettimanali, visto che il Tursi comunque va utilizzato la domenica. Qui viene fuori la mia anima da tifoso, allora ti pongo una domanda. Come mai una squadra con grande tradizione calcistica, come quella di Martina Franca, non ha visto amministratori che hanno pensato alle strutture sportive in questa città? Io devo dirla con molta franchezza, in questa città non abbiamo strutture e questo è veramente è un grande handicap, un grosso handicap per una società, per una squadra che vuole rimanere in queste categorie e vuole fare strada in questo sport, vuole far crescere i propri giovani. Dove li facciamo crescere i nostri giovani? È brutto vedere che la nostra squadra giovanile gioca a Sava o gioca a Monopoli, con tutto rispetto per Monopoli o per Sava. La nostra squadra giovanile deve stare a Martina. Deve crescere a Martina e deve essere fucina di giocatori per Martina Franca. Parlavamo prima dei Noi giovani di vediamo tanti Lecce. ragazzi di Martina costretti, per esempio, a giocare nelle giovanili della Sud-Est, Locorotondo, E questa non è una nel cosa che fa bene al circondario. nostro orgoglio sportivo. Noi abbiamo una grande tradizione calcistica e questa tradizione calcistica deve essere rispettata. Quindi, qual è la cosa che voglio dire? Che questa amministrazione deve, senza pensare al passato, perché io sono fra quelli che pensa che chi governa deve pensare alla responsabilità di governare, alla responsabilità di trovare soluzioni del momento. Quindi credo che noi abbiamo la responsabilità di trovare la soluzione a questo problema e a tal proposito ti posso dire che mi sono impegnato in prima persona insieme all'assessore Coletta per cercare di mettere in qualche modo a norma il campo di Cupa, per dare un sintetico a Cupa e quindi sono alla ricerca di un finanziamento per poter avviare questo progetto. Nel frattempo è una voce che c'è in città ma è fondata, c'è in piedi un'ipotesi di progetto Pergolo per quanto concerne la delocalizzazione dello stadio dal Tursi al Pergolo e quindi c'è in piedi appunto un'ipotesi progettuale che prevede un campo coperto da 5.000
posti con vari esercizi commerciali annessi allo stadio stesso, però è un progetto che bisogna essere reali, ha bisogno di tempo per svilupparsi e quindi noi dobbiamo dare una risposta immediata agli allenamenti del Martina Calcio, ma anche alle società minori, perché hanno loro anche pari dignità, e quindi dobbiamo mettere secondo me a norma e dobbiamo dotare il CUPA, che è l'altro stadio che abbiamo nella nostra città, di un sintetico che consentirebbe appunto l'utilizzo di CUPA dalle 2 di pomeriggio sino alle 10 di sera, quindi un ampio spazio dove i nostri ragazzi possono allenarsi e dove anche altre società possono farlo altrettanto. Insomma, questa amministrazione non starà a guardare e sono pronte le soluzioni anche alternative per cercare di trovare anche una soluzione a questa problematica spesso sollevata anche dalla società attraverso la voce del presidente onorario, all'avvocato Donato Muschio, che salutiamo e che abbiamo visto un po' nel dopogara di Martina Barletta un po' accigliato. Evidentemente non si aspettava questo risultato. Tutti come abbiamo visto un po' demoralizzato Nino Petrosino, però loro subito riprendono. Tutti conosciamo l'attaccamento alla squadra di Donato e di Nino. A tal proposito, nessuno mai deve dimenticare quello che hanno fatto in questa città. Hanno portato una squadra di calcio dai bassi fondi delle categorie calcistiche sino alla Lega Pro, e questo è un merito che va dato a queste persone che con pazienza, con calma, con competenza, con professionalità hanno portato avanti questa battaglia. Sono riusciti, come avevano promesso, di portare il Martina nelle serie che contano sostanzialmente. E poi la questione delle strutture sportive loro la lamentano, è vero, e a questo va data risposta, e ci bisogna di metterci impegno da parte nostra affinché possiamo risolvere questo annoso problema. Bene, insomma, notizie importanti anche su questo fronte. E allora vediamo, siamo già in chiusura di puntata, siamo nelle battute finali, rivediamo questa videata dei prossimi incontri, mi riferisco al girone C di Lega Pro che vede coinvolto il Martina. Allora Fabiola, ce li leggi? Sì, allora. Tutti gli incontri. Benevento Paganese, Savoia Matera, Aversa Normanna Messina, Ischia Lupa Roma, Catanzaro Lecce, Salernitana Regina, Melfi Barletta, Martina Casertana, Foggia Juve Stabia, Vigor Lamezia Cosenza. Insomma, se il Martina dovrà vedersela con la Casertana, non se la passerà certamente meglio, no? L'Aversa, abbiamo visto, anche impegnata nella sfida thriller con il Messina, ma degli scontri incrociati che alla fine potrebbero anche finire col favorire il Martina, ma il Martina deve fare la corsa su di sé. Cedric, serve una prova davvero determinata, una prova d'orgoglio per cancellare anche questo brutto passo falso col Barletta. Sì, come ho detto prima, domenica scenderemo in campo per cercare i 3 punti. Dovesse andare male, non dobbiamo tornare a casa a mani vuote, ma almeno con un punto, perché in queste ultime battute finali, se non si riesce a vincere, non si deve nemmeno perdere. Bene, dicevamo che non ci sarà Fabiano, squalificato. Ha provato delle soluzioni. A proposito, De Risio, qualche notizia su De Risio? È infortunato? Sì, De Risio sta recuperando, a breve ritornerà a disposizione sia del mister che nostra, quindi lo aspettiamo. Tu sei pronto a dire la tua anche, no? Domenica? Io sono pronto, se verrò chiamato in causa risponderò presente e aspettiamo le decisioni del mister. Domenica delle Palme, ore 14:30, l'appuntamento al Tursi, un orario leggermente anticipato, ma speriamo di rivedere una bella cornice dopo quella vista mirata e apprezzata contro il Barletta. E invece, a proposito di altre attività sportive, ricordiamo che la squadra di basket che milita in Serie B ha giocato domenica scorsa e ha collezionato purtroppo una sconfitta interna, però con la seconda della classe, l'Ambrosia Bisceglie, finita 79-70, la squadra martinese è ottava, ha 24 punti in graduatoria. Prossima gara il 12 aprile 2015 alle ore 18 al Pala Wojtyła contro la Globo Isernia. E quindi questo è per quanto riguarda la squadra di basket. Invece, e tu volevi
Mi hai chiesto qualcosa? No, allora te lo chiedo io. Senti, devi ricordarci le aziende che collaborano e sostengono soprattutto questa programmazione. Grazie tutto, Fabiola. Quindi per la realizzazione di questa puntata si ringraziano le ditte Palmisano Auto, Gioielleria Lucarella, Sefim Immobiliare, Citroen Semeraro e Miccoli, Vinicola Di Marco, Basile Print, Il Giardino del Re, Suzuki Eurovec Top Car, Casificio La Valle, New Edicola 14 di Gianfrate e come ultima Golden Point in Viale della Libertà. Bene, un ringraziamento soprattutto a Saverio Sciacovelli. Hai visto quanti temi abbiamo toccato? Adesso ti tocca ritornare a Bari però a quest'ora. Piano piano. Io ti avevo offerto una disponibilità a rimanere a Park Hotel. Ti ringrazio, però... Il Park Hotel che storicamente... Il letto di casa è diverso dall'albergo. Ha ospitato sempre i calciatori in ritiro. È vero. Anche perché per la sua sistemazione, no, logistica, vicino al ridosso dello stadio. È vero. E allora ti sei guadagnato questa bella confezione di vini di Marco. Grazie. I vini di Martina che tu sicuramente ricorderai. Grazie. Grazie Saverio, perché con te abbiamo fatto un tuffo nel passato, che un ritorno al passato che io faccio spesso e volentieri, perché non mi vergogno di dirlo. Il Martina ha una storia fatta da uomini, che questi uomini, che parecchi di questi hanno dedicato la loro vita per portare avanti questo blasone, che poi è lo specchio della città, è l'immagine della città. Io dico sempre, una squadra di calcio non è di un singolo, non è di un presidente, non è del calciatore che passa, ma è legata alla storia della città, è un patrimonio di tutti e della stessa civiltà di una realtà. Giusto. Cedric, capisci che insomma per noi questa casacca è importante. Tu hai l'onore di avere questa casacca. Quello che vi chiediamo noi, onoratela come avete fatto finora e soprattutto divertitevi, ma fateci divertire. Questo è quello che ci auguriamo anche noi, portare entusiasmo allo stadio ed essere felici noi stessi. Poi avete quest'anno la fortuna di avere un bravo allenatore, come diceva Giuseppe Cervellera, un allenatore che vi può insegnare molto, che devo dire sta facendo crescere molte individualità anche all'interno di questo gruppo. È un merito anche suo. Sì, sta facendo tuttora un ottimo lavoro, però il suo operato lo potremo giudicare a fine stagione con una grandissima salvezza. Poi non dimentichiamo, noi parliamo di tutto, no? Di tutto quello che ruota attorno al circo del calcio, però io vorrei certe volte soffermarmi anche sui ringraziamenti per la famiglia Scatigna, che oltre a sostenere la realtà basket, quest'anno è entrata prepotentemente anche a sostenere la squadra di calcio. E Stefano Scatigna è una persona appassionata, l'abbiamo visto tifare il Martina in tribuna e soffrire a fianco a noi. È bello vedere un imprenditore che è di Martina e che fa qualcosa per la sua città. È doppiamente meritevole, secondo me. Consentitemelo, non è piaggeria, non lo facciamo perché davvero gratuitamente, ma è proprio un sentimento che volevo esprimere di riconoscenza a Stefano Scatigna, del titolare della 2S, che sostiene ed è sulle maglie del Martina quest'anno. Giuseppe Cervellera, voglio chiudere con te. Sì. Tu sei un amministratore, ma sei sostanzialmente un grande appassionato del Martina e a noi piacciono gli amministratori così. Sì, no, volevo rimarcare il ringraziamento a Stefano Scatigna, perché a volte questa è una città un po' litigiosa, un po' che si tende uno parliamo contro degli l'altro. Altri, degli allenatori, però non parliamo. La squadra di calcio è la squadra di tutta la città, cioè non è la squadra di una parte politica, di un presidente, di un vicepresidente, è la squadra di tutta la città. Stefano Scatigna, veramente, mi trovavo a parlare con degli amici oggi pomeriggio e rimarcavo proprio l'importanza di Stefano Scatigna, che ricordiamo ha assicurato la fiducia per cominciare questo campionato, che, senza la quale noi non avremmo neanche potuto cominciare a giocare. Pertanto ci deve essere nei confronti del calcio un motivo di vanto. Ecco, Martina è una città, è una squadra che va nelle altre città, negli altri paesi, porta
il nome della città in tutta Italia in questo momento, e quindi dobbiamo essere tutti uniti, compatti, e portare avanti la squadra della nostra città. Quanto a Cedric, oltre ad essere io un suo estimatore, dico a lui e a tutta la squadra di comportarsi ogni domenica bene, perché non sanno chi c'è sulle tribune. Io ero col Foggia in compagnia di un direttore sportivo di cui non ti farò il nome, perché altrimenti ti monteresti la testa, invece tu devi essere sempre forte e bravo in campo, che diceva che Cedric era un ragazzo di prospettiva, che era tra questi giocatori del Martina quello che magari aveva più chance per continuare a giocare a certi livelli. Quindi impegnati, dai questo impegno anche agli altri ragazzi della squadra affinché domenica possiamo ottenere il risultato pieno e raggiungere la salvezza quanto prima. Oh, e a proposito, non deve brindare solo il Martina di ieri, anche il Martina di oggi e di domani. E quindi anche una confezione di vini di Marco va a Cedric Calombo, gradito ospite di questa puntata di Anteprima Sport. Abbiamo snocciolato vari argomenti, ma direi che siamo arrivati al punto finale e ai saluti finali. Però consentitemi di fare un in bocca al lupo a un certo Alessandro Vincenzo Ancona, che a 17 anni oggi mi ha comunicato che è stato praticamente designato per una gara di promozione che domenica farà ad Altamura. Altamura Monte Sant'Angelo, permettetemi, sicuramente lui avrà un tifoso che lo guarderà dal cielo, che farà il tifo per lui. In bocca al lupo Alessandro. E chiudiamo qui, saluti ai nostri graditi telespettatori, un arrivederci. Alla prossima puntata, grazie a Saverio Giacovelli.